L'invisibile è un giallo, un thriller psicologico. Ci sono due personalità molto facili da leggere, un imprenditore ricco, di successo, con una bella famiglia, e un giornalista un po' leone da tastiera, un ragazzo, 50 anni, che vive insieme a delle altre persone, cerca di costruirsi una carriera come giornalista. I due si incontrano da un barbiere al Nomentano, un quartiere di Roma che è al confine tra la Roma bene e la Roma che una volta era la borgata di Pasolini, Pietralata. In questa zona di confine due si incontrano da un barbiere. Leone da tastiera dice: come mai un VIP passa in questo barbiere? C'è qualcosa che non torna. Inizia a indagare sulla vita dell'imprenditore, di Fausto Maria Borghese, e scopre tanti segreti. Ma mentre scopre i segreti di Fausto Maria Borghese, scopre anche i suoi, e là nasce il giallo.